Siamo al mercato di Tsukiji perché vengo a fare la spesa per fare la mia carbonara fantastica. Gli diamo di tonno? No, troppo banale. Intanto l'anguilla l'ho presa qui. Prendiamo i ricci di mare. Guardate che meraviglia. Questo è il wasabi, quello fresco vero. Questo è yuzu. Un po' di katsuboshi. Qua stavamo in una cucina del mio ostello che c'entra a malapena. Per prima cosa abbiamo preso l'unagi, l'anguilla, perché è bella grassa. E qui come mestolo si usano le bacchette. Un po' di wasabi, ma quello buono, no quella monnezza che usiamo in Italia. Picca! Lo mettiamo in una ciotola, prendiamo le uova e giù solo i rossi perché le buone abitudini vanno trasmesse. Tagliamo lo yuzu, vedete com'è dentro? E ne spremiamo qualche goccia qua dentro. Aggiungiamo i nostri ricci di mare. Tocca assaggiare se il prodotto è buono. Due gocce di soia e poi andiamo a mescolare. Con la forchetta si mescola meglio. Pensa un pizzico di pepe che giapponara è. E per dare il crunchy e un sapore lievemente aspro, umeboshi. Scorze di yuzu. Katsuobushi. Prendiamo i nostri udon. Li caliamo in acqua salata. Li scoliamo al dente. E li caliamo nell'anguilla. E giù la nostra crema. Una bella mantecata, non so come si dice in giapponese. Un ovetto crudo come usano qua. Qualche umeboshi a me mi ispira. Itadakimasu. La prima cavia è giapponese. This is so good. E come tutti i party che finiscono bene, sake. Kanpai. Kanpai. Kanpai.